Abbiamo messo un tassello importante per la vittoria del campionato, ma ancora ce n'è strada da fare. Che strada c'è da fare? Il Gela deve continuare così come ha sempre fatto, come la trasferta vincente a Mazara? Sì, non possiamo permetterci di abbassare la guardia, dobbiamo cercare di vincerle tutte fino a quando la matematica ci dirà che siamo in Serie D. Volevi segnare, oggi ci sei riuscito. Eh sì, volevo dedicare la vittoria a mia moglie. È andata bene, dai. Capitano, era importante vincere oggi la prima di due partite in casa, la vittoria c'è stata una bella vittoria, netta vittoria. Sì, sicuramente queste partite non sono facili perché se non vengono approcciate nel modo giusto vengono difficili. Noi sin dal primo minuto abbiamo dimostrato la volontà di portare a casa i 3 punti e ci siamo riusciti e l'abbiamo fatta diventare facile. Per noi ogni partita è una finale e i punti sono importanti e pesanti. Calcoli noi non ne possiamo fare, noi dobbiamo pensare come abbiamo sempre fatto partita dopo partita. Una doppietta 6-0 contro la Libertas, 5 punti di vantaggio sul Attilio Noir, una giornata perfetta questa per il Gela. Sì, una giornata ideale che speravamo prima della partita, che poi si è realizzata alla fine. Adesso non so se sono 5 o 6 punti forse dal Dattilo e 5 dalla San Cataldese. Sì, beh, siamo contenti perché facciamo tanti sacrifici durante la settimana. E oggi effettivamente è stata la giornata ideale. Questa squadra ormai ha preso un livello di concentrazione e determinazione che sta portando avanti già da tanto tempo e oggi non abbiamo sbagliato nulla. Ormai mancano poche partite, non ci possiamo permettere di sbagliare niente se vogliamo centrare un obiettivo importante. Parlaci invece del gran gol in rovesciata che ha aperto le marcature. È stato un bel gol, è stato bello per l'esecuzione, soprattutto perché ho sbloccato la gara, sono felice. Una gara sul velluto della sua squadra che porta a casa 3 punti preziosi nella prima di due gare in casa. Sì, diciamo sul velluto dopo aver sbloccato il risultato. Le partite iniziano sullo 0-0, per cui sono sempre partite difficili da prendere con le mollette e da interpretare con la giusta concentrazione. Noi l'abbiamo fatto, nel primo tempo poi magari dopo essere andati in vantaggio ci siamo un po' cullati del vantaggio, poi abbiamo diciamo, fatto il 2-0, per cui abbiamo diciamo così, tra virgolette, chiuso il primo tempo. Poi nel secondo tempo siamo stati devastanti, perché abbiamo trovato il terzo, il quarto, il quinto, insomma, e ce ne potevano essere di più, però è chiaro che non abbiamo giocato bene, cercando di trovare i giusti equilibri fra i reparti. Squadra, sinceramente, anche se abbiamo giocato con un avversario, diciamo così, di caratura inferiore, però la squadra si è mossa bene.